Spesso pensiamo solo alla grandezza, alla forza di Dio, al Dio Padre, ma così facendo dimentichiamo il Papà Dio, cioè il suo farsi piccolo per noi, la sua tenerezza, predica Francesco da Santa Marta, lo spunto lo offre Isaia, prima lettura della messa di oggi. Dio sembra quasi un papà che canta la ninna nanna ad un bambino, commenta Bergoglio, come un padre che cerca di parlare ai figli con la loro stessa voce di bambini, sembrando pure un po' ridicolo. Padre o anche madre, specifica il Papa, certo a volte ci castiga pure, ma pensiamo alla tenerezza di due genitori, è in sostanza l'invito per capire la tenerezza di Dio. Il Dio grande che si fa piccolo e nella sua piccolezza non lascia di essere grande, e in questa dialettica grande e piccolo c'è la tenerezza di Dio. E il luogo teologico di questa tenerezza sono le nostre piaghe, che lui vuol toccare e guarire. Così, secondo Bergoglio, anche il Natale ormai prossimo ci aiuta a capire la piccolezza di Dio, grande eppure deposto in una povera mangiatoia, e tutto per farsi vicino a noi, affinché anche noi, esorta infine Francesco, abbiamo fiducia in lui.